Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Lo so, sono stato inattivo e assente su questo canale per un po' di tempo, forse un annetto circa, credo. Recentemente il mio carissimo amico Turbofa mi ha mandato un video di cui ho sentito la necessità di dover fare questa reaction video. Adesso non ho mai fatto reaction video, quindi questo è il primo video di questo genere che faccio. Di conseguenza non aspettatevi una qualità eccezionale, ma cercherò di dare del mio meglio. Inoltre, dividerò questo video in due parti. La prima parte sarà questa reaction video, spontanea, vedendo il video per la prima volta. Eccetto per i primi due minuti, perché è stato quello che è bastato sentire per farmi scattare in mente questa idea per fare questa reaction video. La seconda parte del video sarà un'analisi approfondita di questo video che andremo adesso a vedere. Cercherò appunto di correggere la maggior parte delle stronzate che dice. Perché sono veramente troppe da poter mettere in un unico video. Di conseguenza cercherò di prendere quelle più eclatanti, quelle diciamo peggiori, e vedremo di rispondere a questo tizio che ha fatto un video parlando di cartoni animati e anime dell'epoca anni 70-80. Comunque, a parte questo, vediamo il video insieme e facciamo questa reaction video. Ok, innanzitutto perdonate il difetto del green screen che ogni tanto vedrete, ecco, qua sopra in alto, ma sto registrando questo video di mattina, c'è il sole molto forte e di conseguenza il green screen non funziona bene. Comunque oggi faremo questa reaction video su I Am Benedetto XVI, che praticamente vuole fare un confronto dei cartoni animati anni 80-90 a quelli di oggi. Partiamo dalla premessa che ho visto soltanto due minuti di questo video quando Turbofa me l'ha mandato. È stato sufficiente proprio per farmi venire in mente questa idea di fare una reaction video. Non ho voluto vedere il resto, però mi ha anticipato qualcosina anche lui stesso, Turbofa ovviamente, non I Am Benedetto. E diciamo che questo video è a quanto pare ricco di stronzate e soprattutto tantissima, tantissima ignoranza e, come si direbbe in inglese, misinformation. Non saprei in italiano come definirlo, sinceramente non ne ho idea. Comunque, è la prima volta che faccio un reaction video, quindi di conseguenza vi avviso, non è sicuramente il massimo, però ci proviamo. 7 minuti e 30, ok, una volta visto tutto il video potrò darvi la mia opinione e cercheremo di analizzare e correggere tutte le stronzate che dice. Si parte. Ogni epoca ha i suoi cartoni animati. Allora, parliamo un po' di cartoni animati. Oggi voglio fare un video sui cartoni animati. Voglio fare un video più leggero, ok? Ok. I bambini non dovrebbero essere mai toccati, in particolare comunque quelli del Donbass. Cosa c'entra questo con i cartoni animati? Facciamo un video sui cartoni animati. Io mi ricordo i cartoni... Allora, già siamo a 24 secondi e ha detto facciamo un video sui cartoni animati tipo 4 volte. Insomma, inizia, no? Inizia a parlare... Animati di una volta, degli anni, cos'è, anni 80, anni 70, 70, 80. Anni 70-80, però nel titolo dice anni 80-90. Quindi dovrei prendere in considerazione quelli anni 70-80 o quelli 80-90? Già sono confuso, proseguiamo. Fine 70, inizio 80. Allora, il primo cartone animato che mi ricordo, di quelli vecchi, è Goldrake. Penso che Goldrake sia stato quello più famoso di tutti, a parte uno di quelli famosi, ripresa negli anni. Diciamo che da piccolini si impazziva per Goldrake. Poi sono venuti tutta un'altra serie di cartoni animati, fra cui Gig Robot d'acciaio. Erano tutti cartoni animati che arrivavano dal Giappone, tutta roba giapponese. Allora, e comunque vorrei dire, nonostante fossero negli 70-80, anche negli anni 90 c'erano ancora questi cartoni animati. Perché io me li ricordo, almeno alcuni di questi che ho citato me li ricordo. Poi li ho anche visti nel tempo, anche tramite internet. Comunque, li conosco. Non è che perché sono del 95 posso criticare, ma li conosco. Il monopolio ce l'avevano veramente i giapponesi, quindi... Ok, ecco la prima stronzata che ha detto. Il monopolio l'avevano prevalentemente i giapponesi. Allora, dimmi un po', caro Ian Benedetto, Hanna e Barbera, Warner Bros. E Walt Disney, cosa contano per te? Soprattutto Hanna e Barbera. Penso che
Già negli anni 70-80 Tom e Jerry e anche i Looney Tunes ci fossero e penso che fossero di grande impatto già col pubblico anche a quei tempi. Sono sicuro che i Looney Tunes almeno negli anni 90 c'erano perché io me li ricordo sin da quando ero piccolo e anche Tom e Jerry. Figuriamoci negli anni 70-80 perché se non erro i Looney Tunes nascono verso gli anni 40, mi pare. Quindi non penso proprio che il monopolio dell'animazione in Italia l'avessero prevalentemente i giapponesi. Certo, indubbiamente c'erano molte produzioni anime già in quei tempi, però non possiamo dire che avessero il monopolio, perché Hanna-Barbera, Warner Bros. E Walt Disney soprattutto non sono per niente giapponesi, sono americani, eppure già in quegli anni c'erano. Continuiamo. Da Goldrake a Gigrobo d'acciaio, questi qui sicuramente i primi sono stati questi dei robot, degli extraterrestri, di queste astronavi. I primi non penso proprio, perché ripeto, i primi cartoni animati che sono giunti in Italia non sono stati affatto gli anime. Viga, il pianeta. Adesso faccio fatica a ricordarmi alcune cose, però mi ricordo che. Fai delle ricerche prima di fare un video. Che comunque i cartoni animati più famosi degli anni 80 erano questi, Goldrake e Gigrobo d'acciaio, sicuramente i primi che sono arrivati. Stronzata, stronzata, stronzata. Come già detto, i primi cartoni animati che sono arrivati in Italia sono stati quelli della Walt Disney e i Looney Tunes della Warner Bros. E anche Hanna-Barbera. Ricordiamo ad esempio Scooby-Doo e Tom e Jerry, anni 60-70, già in Italia c'erano. I primi cartoni animati non sono affatto gli anime, anche perché gli anime non sono cartoni animati. Gli anime sono anime e i cartoni animati sono cartoni animati. Scindere le due cose. E che noi tutti, bene o male, guardavamo, di cui eravamo fanatici. Poi sono arrivati altri cartoni. A me, per esempio, da pescatore mi piaceva tantissimo Sanpei. Sanpei, quello del pescatore, che quello è bellino, sarebbe anche Questo non lo conosco, quindi non posso diciamo, giudicare. diciamo da riproporre anche adesso. Poi dopo sono venuti altri cartoni animati, quello lì, La scuola di Occhuto, Kenshi, però quello lì già io non li vedevo. Ma sta parlando soltanto di anime finora. Dove sono i cartoni animati? È più mio fratello minore quello lì, perché già quello sono arrivati che poi iniziavo già a diventare grande, quindi non li guardavo. Perché poi, vabbè, i cartoni animati li guardi quando sei bambino, quindi. Certo, perché ovviamente Attack on Titan e South Park li guardi da bambino. South Park sì, lo guardavo da bambino, ma non è per bambini. Poi mi ricordo, mitico, non so se ve lo ricordate voi, magari qualcuno un po' su di età, che veramente questo qui lo guardavamo sempre e faceva ridere, mamma mia, anche la canzone era bella, il Barba Papà, la famiglia Barba Papà. E ecco, questi qui sono Ho un bicchiere di questo cartone animato. i cartoni animati che più mi ricordo, diciamo, di quegli anni. Comunque il predominio era veramente tutto giapponese, cioè i giapponesi Non è anche con i vero. robot, eccetera, eccetera. Lì veramente eravamo pazzi, il Goldrake, Gigrobo d'acciaio, faceva le battaglie, quelle cose lì. Questi Quelli sono giapponesi, sono anime, ma qui, a dire la verità, anche dire che sia il predominio, no. diciamo, i primi che si vedevano in televisione riguardante anche il wrestling, quelle cose lì, arrivavano forse dal Giappone, arrivavano anche quelli lì, c'erano i primi filmati lì. Certo, perché sappiamo tutti che il wrestling è un famosissimo sport giapponese. Andiamo avanti che è meglio. Legati a quel discorso lì ce n'era uno in Oki, mi pare, non mi ricordo più. Comunque dal Giappone arrivavano anche i primi, le prime, prima che dall'America erano arrivati dal Io mi Giappone, ricordo quello che mi Muscle Man. ricordo, dove c'erano questi qui che facevano wrestling, compagnia varia. Quindi cartoni animati degli anni 80, ecco, mi ricordo questi. Poi se qualcuno si ricorda qualche altro cartone animato famoso, però quelli veramente famosi sono stati Goldrake, Gigrobo d'acciaio, Sanpei il pescatore, poi quell'altro lì, La scuola di Occhuto, non mi ricordo più come cavolo si chiamava.
Poi Oh, che è successo? hanno iniziato comunque i cartoni animati non solo a farli giapponesi. E per esempio i russi hanno spaccato con un cartone animato che è Masha Orso, Medvede e Masha in russo. E questo qui è diventato internazionale. Questo è un cartone animato ben fatto, che è la storia di questa bambina con questo orso, che poi l'orso non parla mai. Ma Masha e Orso non è degli anni 80 e 90, credo. Ehi, Google, Masha e Orso di che anno Masha e Orso è una serie animata russa iniziata nel 2009, ispirata a una storia per bambini tradizionale russa. è? Ok, che è russo, però se parli di animazione anni 80-90, non dovresti parlare di roba del 2009 e quelli di oggi. Ok, va bene. Però non hai diviso le due parti. Io pensavo che stessimo ancora parlando dell'animazione anni 80-90. Quindi anche i russi sono entrati in questo mercato, forse magari anche gli americani, non so se sono entrati anche loro, perché adesso. Forse anche gli americani, forse! Dico Hanna-Barbera, Warner Bros., Walt Disney, forse sono entrati in questo mercato, no? South Park, vabbè, South Park parliamo già comunque degli anni 90, fino al 90, però se parliamo degli anni 80-90, appunto, Cartoon Network, sì, diciamo che forse anche gli americani sono entrati in questo mercato. Possiamo dirlo, forse, non sono sicuro al 100%, guarda, ma penso che comunque sì. Nuovi cartoni animati che vanno in voga fortemente, diciamo, fra i ragazzini oggi, fra i bambinetti, comunque un po' come noi impazzivamo per Goldrick, così oggi va fortissimo Among Us. Among Us è quello che è uno di quelli. Innanzitutto si pronuncia Among Us. Amogus. E poi, secondo, spiegami quando è uscito un cartone animato di Among Us. Ora, se avessi detto Cuphead, l'avrei potuto accettare perché di Cuphead stanno creando una serie animata ufficiale su Netflix che doveva uscire quest'anno, però è stata ritardata. L'anno prossimo in teoria dovrebbe comunque uscire. Ma io non ho mai sentito parlare di una serie animata di Among Us. Ci sono tantissime animazioni su YouTube, quindi se proprio volevi citarlo, potevi dire: ok, ci sono tante animazioni fatte su YouTube da diversi animatori, anche americani per la maggior parte, di questo giochino chiamato Among Us. In questo caso sarebbe stato anche molto più accettabile e secondo me avrebbe avuto anche più senso. Però dirlo come se Among Us avesse una serie animata ufficiale, no, perché non esiste, semplicemente non esiste. Più forti che chi è l'impostor, che c'è l'impostor, cioè praticamente per chi non li ha mai visti, Among Us sono praticamente questi omini che sono su un'astronave e ogni tanto c'è uno impostore che va dagli alti, tac, tac, tira fuori un coltellino, li fa fuori, poi fanno ridere perché praticamente è come un pupazzetto. Ma è un gioco. È un gioco. Non è un cartone animato. Non ha senso. Cioè, non ci azzecca niente nel discorso del video. Con una faccia quadrata, cioè quasi. E Faccia quadrata. Io non ho mai visto facce quadrate in Among Us. su questa astronave arrivano gli impostori, poi ogni tanto vengono buttati fuori e non parlano praticamente. Non parlano? Effettivamente fanno dei cartoni che non parlano. Non parlano? Look, he's not even hugging us. Let's hug him. Not because of you. I know you're gonna kill me. I know you're the imposter. Non parlano. Cioè, perfino le animazioni fatte su YouTube di Among Us sono doppiate. Ci sono anche tante canzoni che hanno creato, ma questo è un altro discorso. Magari per un altro video. Se mi appassiono in questo genere di video. Ok, analizziamo quello che ha appena detto. Ha detto che Among Us è un cartone animato e non l'ha minimamente definito come gioco perché è un gioco. Ora, il modo in cui avrei citato questa cosa io, anche se non l'avrei citato affatto perché non ci azzecca niente con l'argomento dei cartoni animati e anime, ma in un modo più corretto avrei potuto dire: oltre ai cartoni animati ed anime anni 80 e 90, nel mondo moderno vediamo anche delle animazioni fatte su YouTube da diversi animatori. Per
Già nel 2004, ad esempio, sono iniziate le animazioni Flash, e questo potrebbe rientrare un po' nell'argomento dei cartoni animati, in quanto sono sempre lavori di animazione. E quindi poi, volendo citare proprio Among Us, avrei potuto dire: esiste anche questo videogioco del 2018, Among Us, di cui hanno creato una marea di animazioni su YouTube, e l'avrei definito così. Ma il modo in cui questo tizio l'ha appena definito è completamente errato, è una totale mancanza di ricerca e disinformazione. Se vuoi fare un video parlando di qualcosa, fai una ricerca, quantomeno. Non conosci Among Us? Fai una ricerca, vedi che cos'è, prima di parlarne in questo modo sbagliato, ovviamente. Come dicevo, è un videogioco del 2018 di cui hanno fatto tante animazioni. E avrei potuto agganciare l'argomento degli anni 80-90 per dire: vediamo la differenza adesso tra l'animazione vecchio stile e l'animazione moderna. Comunque, andiamo avanti. Tanto che, per esempio, anche quello di Fox, quello degli animatronics, cioè gli animatronics. Fox degli animatronics? Ehi Google, chi è Fox degli animatronics? Ecco cosa ho trovato sul web. Beh, mi ha trovato Five Nights at Freddy's. Quindi Foxy di Five Nights at Freddy's? Sì, c'è effettivamente, a quanto pare, un'animazione effettiva su Foxy di Five Nights at Freddy's, però io non ho mai sentito chiamare Five Nights at Freddy's gli animatronics. Da dove è venuto questo nome? C'è cosa? Da circa 8 anni che esiste, credo, perché mi pare che è del 2013, Five Nights at Freddy's non è vecchissimo, ma è vecchio. Non ho mai sentito parlare di Five Nights at Freddy's come gli animatronics. Questa specie di robot, cioè Foxy, compagnia varia, che combattono fra di loro, anche loro non parlano. Fanno cartoni animati che però ai bambini piacciono molto. Piacciono anche vedere Sonics, per esempio. Sonics è quel pupazzetto che corre. Sonics? Ha detto Sonics? Sonics, per esempio. Sonics è quel... Sonics! Sonics! Il famosissimo Sonics! Oppure sono più di un Sonic. Forse c'è Sonic, c'è un altro Sonic, e c'è un altro Sonic ancora, e insieme fanno il trio, la tripletta, i Sonics! Sonic the Hedgehog. Pupazzetto che corre, che è quasi più un gioco, quindi... È quasi più un gioco? Guarda, per Sonic... Ha detto che è quasi più un gioco, tra l'altro comunque i Sonic classici esistono già dagli anni 90, Sega Mega Drive, Genesis, ora non mi ricordo esattamente l'anno, quindi non lo dico per non fare la figuraccia di merda che fa questo tizio, ma sì, è un gioco Sonic. Perché The Among Us non hai detto che è un gioco? Perché? Perché non hai detto che Five Nights at Freddy's e non Animatronics è anch'esso un gioco? Che comunque di Sonic, a differenza degli altri, lui ha detto che è un gioco, però delle serie animate effettive ci sono state nel corso degli anni. Vedi ad esempio Adventures of Sonic the Hedgehog, famosissima soprattutto negli anni 2009-2010 per aiuto Poop, no? Robotnik, Pignash, Snooping as usual, I see, eccetera eccetera. Ma ci sono state anche poi altre serie animate tipo Sonic X, mi pare che si chiamava. Forse ha detto Sonics perché si ricordava Sonic X, spero. In questo momento forti poi vanno i pigiamas, e poi non conosco. Ti piace anche il discorso di che non è un cartone animato ma è un pupazzo, credo che c'è Mario e Luigi, quello praticamente ne sono uguali, uno col cappello verde e l'altro con il i pupazzi e Mario e Luigi che sono uguali ma col cappello verde. Ok, io non ho mai in vita mia sentito dire che Mario e Luigi sono dei pupazzi uguali, uno col cappello verde. Cioè, ok, effettivamente Luigi ha il cappello verde e Mario ha il cappello rosso, ma dire che sono dei pupazzi uguali, cioè, è proprio il livello generico al massimo. È come dire, ok, ho qui questa custodia di Shadow Man 2, è fatta di plastica, ma si può aprire. Mario e Luigi sono uguali, e uno ha il cappello verde e l'altro il cappello rosso. È cappello...
con il cappello rosso, che poi dopo di tutto... Ok, tra l'altro si ricordava il cappello verde di Luigi, ma il cappello rosso, che forse è anche quello più simbolico di Mario e della Nintendo, ovviamente ha dovuto stentare un pochettino, perché il cappello giallo, no, quello è Wario, viola, no, è Waluigi, forse è quello senza cappello, quello col naso, no, Yoshi, sì, quello col cappello rosso, sì, Mario, sì. Tutte queste cose qui fanno tutti i pupazzetti, come da noi facevano, non so, volevamo il giocattolo di robot, Goldrake, andavano di moda tutti questi robot. Beh, ci sono degli Amiibo e anche dei... Tutti i sì, dei Among Us fanno le magliette. Among Us, per favore, non farmi sanguinare le orecchie più di quanto già mi stanno sanguinando in questo momento per tutte le strade che hai detto. Se voi andate in qualche negozietto che girate, dove vendono cose di ragazzini, di bambinetti, vedete tutte queste magliette. Le trovi anche al GameStop. Caschi, l'impostore. Sì, il gas. Sì. Impostore, compagnia varia. Quindi. Anche su Amazon, comunque. Cyber Fort, adesso tutti questi qui sono tutti i personaggi che ci sono. Ovviamente a me, e come tutti quelli che vedono i cartoni animati di una volta, ovviamente piacevano più quei cartoni animati lì, nel senso che comunque erano quelli che andavano di più. Però ovviamente ai ragazzetti, ovviamente ai bambinetti oggi piacciono quelli, ognuno ha la sua epoca. Se qualcuno si ricorda qualche cartone animato passato, me lo scriva sotto, perché io mi ricordo Goldrake, mi ricordo Gigrobo d'acciaio, mi ricordo Sanpei, questi qua me li ricordo che erano i più famosi. Questo forse è un pochettino forzato, perché siamo quasi negli anni 2000, però Digimon volevo farlo, anche se è forzato. Ma visto che ha parlato di Among Us e compagnia bella, citare Digimon ci poteva anche stare. Però se qualcuno se ne ricorda degli altri, mi farebbe piacere che me li scrivi, perché ero appassionato di queste cose, di cartoni animati. Un abbraccio, ragazzi. Ok, qua c'è tantissimo materiale da analizzare. Vediamo un pochettino, diciamo, di dividere questo video in parti per cercare di analizzare e rispondere in maniera corretta a tutte le cose che dice Ian Benedetto XV.